Ciao, insomma, ti è mai capitato di segnare due gol di testa nella stessa partita intanto? No, la prima volta. L'intesa con Longobardi cresce, mi sembra che siate forse la coppia d'attacco meglio assortita che il Paroco schierare in campo in questo momento. Ah sì, abbiamo fatto la nostra partita, io mi sento bene con tutti gli attaccanti, io posso giocare con tutti perché faccio il lavoro e il calcio. Io devo adattarti a tutto, a tutti i giocatori. E non va che ha fatto solo partita, io uno sempre che va sempre a pressare fino alla fine, gioco sempre per la squadra, quindi sempre uno in più. Mi piace giocare con lui, con tutti gli altri attaccanti, però comunque dà sempre la carica che quando lo vedi correre tu devi andare pure te, non puoi che fare quello che fa lui. È sembrato un Parma oggi più deciso, più convinto rispetto a quello delle ultime giornate. È cambiato qualcosa nella vostra testa o forse è anche il pressing che sta facendo l'Aldo Vicentino che vi mantiene carichi? No, noi siamo carichi per sempre, perché è dall'inizio che giochiamo così, però oggi era una partita che avevamo una rabbia dell'andata che dovevamo trasformarle a giocare a calcio, non a dimostrare le altre cose. Dovevamo giocare a calcio per vincere e l'abbiamo fatto in modo giusto, quindi questa è la mentalità giusta. Ciao, ciao Ibs, oggi non solo hai fatto due gol, ci hai anche messo la faccia, nel senso in quel secondo gol, quel cross di Longobardi, come l'hai visto arrivare? Ho visto che l'ha tirato tutti in forza, io sono andato di faccia, perché di testa sono cazzo e quindi devo solo toccare la palla di faccia, però era duro, mi ha spaccato tutta la faccia, devo andarci per forza. Diciamo, infatti, l'ho visto un po' sofferente mentre risultavi Certo, così. non vedevo niente, prima quando l'ho preso lì mi è fatto male, però quando fare esatto, il gol è sempre il gol, è bello fare il gol, quindi non senti più il dolore. Ecco, oggi la mia sensazione è che gli applausi di tutto lo stadio della tua sostituzione siano doppiamente meritati, non solo per il gol segnato oggi, cioè i due gol, ma anche perché secondo me oggi hai giocato la partita Capolloni sempre di fiero, cioè hai giocato molto per la squadra e hai aiutato molto i tuoi compagni anche in fase difensiva. Non so se sei d'accordo con me. Eh sì, io devo maturarmi quando sto bene, devo andare a giocare. Quando non sto bene devo gestire la partita. E quando stai bene, non è che tutti i giorni stai bene, qualche volta, ogni settimana ti possono stare che stai un po' giù, tutte queste cose. E quindi devo sempre guardare come posso fare la partita. In settimana mi ha detto Ale che è tutta la settimana che fai cagare. E io ho detto, so cosa devo aspettare domenica per farlo, so che non stavo bene, quindi devo aspettare domenica per dare tutto quello che ho. Quindi devo solo andare al campo e dare tutto quello che ho fatto E, su un altro campo, però Valdagno, l'Alto Vicentino ha pareggiato, quindi è un Parma che guadagna anche 2 punti sulla seconda in classifica. Direi che meglio di così non poteva andare oggi. e basta. È meglio per noi, che loro sono. Basta che ti perdono, sono un cazzo d'oro. Noi dobbiamo solo pensare a vincere e poi guardarlo. Sì, hanno pareggiato, va bene, noi andiamo a vincere e basta. Dovevamo vincere per essere sicuro, quindi l'abbiamo fatto. Era pareggiato, meglio per Ibs, sei arrivato 19 reti in campionato, 20 stagionali. Stai facendo un pensierino anche alla classifica marcatori. noi. Non so gli altri stiano segnando o no, io devo solo andare in campo con la voglia di giocare e di segnare. Sono divertito, ho corso, ho lottato, ho fatto gol. Mi vedo così. È certo che devo sempre migliorare ogni giorno, andare sempre a dare quello che faccio, continuità. E sono contento di questi gol. La sensazione è che hai fatto ancora meglio anche con un attaccante di peso vicino come Longobardi, puoi svariare su tutto il fronte d'attacco con questo modulo camaleontico, come ti sei trovato? Beh, io l'ho sempre detto, mi piace girare il campo, andare tutti a tornare e andare a tutti i posti, quindi se mi dà queste libertà, viste, sono contento. Mi piacerebbe chiederti qualcosa sul tuo futuro, ma tanto sappiamo già cosa risponderesti, dobbiamo vincere il campionato, io sto bene a Parma, non ho parlato con la società. E il rischio però è uno, rischio per il Parma, non per te, che se tardate a prendere l'accordo, a trovare l'accordo,
il Parma rischia di dover pagare più salata la conferma di Baraglio, perché tu per venire a Parma hai deciso 2 anni di contratto con il Chievo da professionista. Quindi con queste 2 prestazioni, mettiamo che tu continui così fino alla fine del campionato, Parma dovrà fare un bel sacrificio per trattenere. Io dico sinceramente, mi metto in difficoltà, ma ti dico la verità, io avevo 2 contratti con Chievo in Serie A e l'ho lasciato per venire a Parma per giocarci un'altra persona su un altro challenge, perché sapevo se potevo sbagliare tutto l'anno che potevo fare bene. Nella vita devi rischiare la vita per fare quelle cose eccezionali. Io l'ho fatto. Ci sono delle persone che non erano d'accordo. Io ho solo le mie qualità per giocare, ho questo lavoro che faccio, che quando lo faccio sono contento, quindi ho rischiato per venire qua, mi hanno detto di tutto agli altri, ma la vita è così. Adesso mi stanno dicendo che hai fatto la cosa giusta. Prima non era così, mi hanno detto non devi andare lì, io l'ho fatto da solo, nessuno mi ha aiutato, mia famiglia sì, erano un po' sì, un po' no. Quindi io faccio sempre le stagioni, devo fare quello che devo fare, poi alla fine vedremo, come l'ho sempre detto. Poi vedrò chi mi chiama, parleremo, sentirò cosa mi dirà. In che misura incideranno, quando vi troverete con il Parma, adesso che non abbiate già fatto, le garanzie tecniche? Cioè, al di là dell'aspetto economico con te, tu e Parma chiederai garanzie di fare una forte squadra questa trama? Perché dicono che quello che è mancato a Baraglie fino a questo momento è che purtroppo, bene o male, ha sempre giocato in squadre così così. Io l'ho detto, è la prima volta, è la seconda volta che gioco una squadra che lotta per vincere. Ho sempre giocato le squadre che lottano per non retrocedere. E non è facile quando difendi sempre di andare in contropiede. Quando c'è sempre la palla puoi fare, ti vedono di più. L'ho fatto, speriamo di vincere questo campionato e poi vedremo. Iessi, qual è il tuo modello del grande calcio? Il mio modello? Del grande calcio? Non ho capito bene. C'è qualche campione a cui ti sfidi? Campione? Io ho sempre cercato, ho sempre cambiato giocatore, quindi io mi ispiro a Yves Barai. E Yves Barai dove vuole arrivare? Pronto, è alti livelli. Il sogno è i miei obiettivi, non è che le devo sempre dire, però ho i sogni e gli obiettivi alti. Quando vedo pure altri. Non è che vedo vicino, vedo lontano, quindi voglio arrivare lontano, a altri livelli. Se ci saranno rigori da qui alla fine, chi calcia? I rigori? Se ci saranno rigori da qui alla fine. Gli altri, vedremo. Ci sono gli altri che calciano, Ciccio, il Museo Generale, tutti, quindi... Non ne avete parlato? Vi lasciate a te per la classifica. Ah, io posso fare il gol senza rigore. Quindi preferisco fare le sanzioni di gol.